Ragazzi, buono today e bentornati nella incredibile, pazzesca, assurda Sussoran con il nostro Sus incredibile che guarda l'albero madre. Non ho giocato tanto a Elden Ring off camera, più che altro perché mi ero programmato che in questo episodio avremmo esplorato la parte sud di Sepolcrite, nello specifico il castello dove incontreremo quella creatura leonina che si porta presso quella spadona, letteralmente una citazione al Trono di Spade, e poi subito dopo registrerò il primo episodio nel lago incredibile a nord di Sepolcrite e ci avventureremo lentamente verso il nostro prossimo obiettivo, che sarà la nostra bellissima accademia di Raya Lucaria, che è un posto veramente sus. E poi lì off camera mi esplorerò tutti i dungeon. Sus più o meno come l'avete visto l'altra volta, io ho cambiato l'armatura, abbiamo ucciso Godric molto molto bene, abbiamo preso la sua runa e l'abbiamo anche attivata, vero? Rune maggiori, vabbè, me la metto tanto per bellezza, però non la useremo, l'unica saletta runica che abbiamo. Andiamo un attimo alla tavola rotonda. Lo so, tremano le dita. Hanno cambiato la voce della vecchia? O ricordo molto molto male io? Mi ricordavo avesse una voce più sus. Quando insomma traduce le due dita fa la voce più, diciamo, sus. Ok. Già, voglio il potere, sus. Vabbè, ovviamente non useremo niente adesso, però potevamo fare l'ascia e questo fighissimo tirapugni draconico. Guarda come parlano le dita. Il finale della sus run, chissà quale sarà, però avrà a che fare con Malenia, perché avete capito che sus punta a Malenia in qualche modo. Però sicuramente non faremo il finale della follia, quello magari me la tengo per un'altra occasione. Prima che sus mi mozzica, perché lo vedo un po' agitato oggi sus, non so per quale motivo, forse deve andare al bagno pure lui, ma non si rende conto che il bagno non funziona. Nel trailer del DLC si vede un personaggio sus che somiglia a lui. Lui mi pare che gli possiamo offrire un breviario. Lui mi fa ridere, è una cosa che non si potrebbe fare, però facciamolo lo stesso. Poi, se non sbaglio, c'era Rogier, dovrebbe essere finalmente arrivato. Oh, eccolo qua. Già, molto bene. Un'occasione da festeggiare, tieni per te. Di vorrei non può più muoversi. I once wished to become a scholar. The world has grown. You better understand that thing I urged. So since diverged. Never though that's hardly an uncommon. Qui non so se portare gli scheletri sopra. A me gli scheletri piacciono da morire. Li ho usati tantissimo nella mia prima run. Mi sa che li porto su gli scheletri. Però questa è abbastanza iconica come alabarda da dare a sus a fine run, come dire. Sto pensando se portarla su. Che dite? La portiamo su? Facciamo un piccolo upgrade. Vabbè, dai, intanto i materiali si trovano, dai. Facciamola. Più due, dai. Vabbè, dai, abbracciamo pure Fia, così abbiamo fatto un momento NPC sus con tutti quanti. Questo è il momento preferito di sus, perché giustamente abbraccia Fia. Esatto, mi dà la mappa, bene. Abbiamo quasi finito il giro degli NPC. La nostra amica Neferi, che poi è Mira praticamente. Eccolo qua, me lo ricordavo. Grande Gideon, un fratello proprio. Praticamente lui è Vegapunk della situazione. Già, Radan. Andiamo a prendere subito la mappa e si va all'attacco, ragazzi. Si parte. Allora, qui mi pare che c'era un golem molto sus e birbante che ci sparerà delle frecce incredibili, che adesso con un'agilità incredibile cercherò di schivare. Bellissimo. All'attacco, ragazzi. Voglio approfittare a giocare prima che sus possa dire qualcosa di inadeguato. Come sempre. La lampada di queste cose era molto sus. Vabbè, a parte che penso che la droppino tipo veramente a culo. Vabbè, momento di sfoderare la nostra lampada potenziata. Oggi esploreremo questa zona molto sus. Mi sono appena ricordato che non ho parlato con la tipa. Irina. Andiamo a incontrare tuo papà. Esatto. Consegna la lettera. Eccoci qua.
È il momento dell'invasione del vostro Zeus. Che il Cameron oggi non mi faceva parlare e io sono qui che aspetto il mio momento di gloria, Zeus. Meno male che almeno lui ce l'ha i capelli. Il vostro povero Zeus ce n'ha veramente pochi. Magnaggia! Comunque Cameron è pronto all'attacco. Eliminiamo queste creature prive di godo. Zeus, all'attacco! E con queste parole incredibili è il momento dell'invasione godosa che porterà alla conquista di questo castello incredibile. Allora, c'è stato un taglio incredibile perché mi ha chiamato l'idraulico che forse dovrebbe venire oggi, quindi speriamo bene. Comunque, mentre parlo al telefono è cambiato il tempo? Prima era buio, vabbè. Comunque, è il momento dello sterminio. Andiamo, pronti? 3, 2, 1, vai, all'attacco. Distruggiamo queste creature infernali. Voglio pure rischiare di più, no, mamma mia. Allora, il target è un po' birichino e va bene così. Va bene. Popla. Vabbè, con un range che neanche Babbo Natale, però non fa niente. Ah, che belli gli attacchi in salto con il target che non funziona mai nella vita. Ok. Ah, ma gli scheletri sono già morti. Due. Oh, pure il cane, fantastico. Eliminiamo il nostro cagnolino che ci ucciderà adesso il cane. Possiamo evitare di morire per il cane? Perfetto. Sì, forse non è stata una grande idea sprecare tutte queste risorse in questo modo abbastanza stupidino, però dai. Opla. Ok. Facciamoci una bevutina. Ora che abbiamo praticamente sprecato tutte le nostre risorse per fare questa cosa un po' stupida, possiamo andare all'attacco. C'è un poveretto morto male. Da mo' che non esploro questo posto, Zeus. Mamma mia, non me la ricordavo mai nella vita che la Claymore fosse qui. La Claymore, una delle armi più fighe del mondo. Troppo forte la Claymore. Ah, guardali. Vabbè, io l'ho colpito però non male. Non mi ricordo se si può droppare la mannaia che usano queste creature, Zeus. Perché vuoi mettere a fare tutto questo con l'anello che ti aumenta il danno? Vabbè. All'attacco! Vabbè, sì. Mi diverto con poco. Ecco. Torcia fili d'acciaio. Se non sbaglio era quella che usavano i cavalieri di Radan, è possibile? Quelli che facevano i giochi di fuoco, incredibile. E sto cercando di andare dal paparino, solo per questo sto facendo il giro lungo. Eccolo laggiù il paparino, se non sbaglio, era da quella parte. Quindi facciamo questo giro sus. È il momento di usare l'arco, incredibile. Vai. La potenza dell'arco, ragazzi. Fantastico. Approfittiamone un attimo a eliminare queste creature. Ha deciso di cadere, vabbè. Ok. Mi spiace. Ecco. Tu, tutto bene? Ecco, è la tua fine. Mamma mia, se cadevo. Edgar. Lord Godric mi sa che è andato in pensione. Ah, grazie, ne avevo proprio bisogno di questa noce. Dopo aver compiuto il suo dovere, ragazzo mio, te ne pentirai veramente tanto di questa scelta. Hai piedi a papera quest'uomo? Paperino. Allora, qui c'è un altro giro che mi pare che ci porta sotto. Io a questo punto vorrei fare una cosa un po' sus. Torniamo qua sotto e facciamo il giro da quella parte. Che io credo di aver droppato solo una volta il loro elmo in tutte le volte che ho giocato Elden Ring. Una volta sola. Fortissimo. Ok. Scusate ragazzi, mi sono cacato sotto, sentivo un rumore alle mie spalle. Si è aperta la porta all'improvviso, mi sono cagato sotto, cavolo. Invece l'elmo tentacoloso mi piacerebbe tantissimo droppare, non l'ho mai droppato, mai. L'ho visto usare in PvP perché era divertente da usare in PvP, però mai droppato. Allora, c'era... Ah, ecco, della scala, perfetto, ok. Mi stavo per fare un salto della fede, però evitiamo.
Ma sai che me lo ricordavo questa cosa? Non so perché. Avevo un ricordo di una cosa del genere. Allora, però no, non è la strada giusta. Ah sì, da qua dietro. Ok, tutto a posto. Ok, ah eccolo, infatti, dicevo c'è stato il falò. Eccolo. Mi ricordavo. Adesso andiamo alla parte finale. Dobbiamo andare laggiù, dove c'è quella creatura leonina che ci regalerà il trono di spade. In versione spada, però. Comunque. Allora, questa cosa non era assolutamente nei miei piani. Proprio mai nella vita. Tra l'altro questi cosi saranno fortissimi, mi sa. Vabbè, ma chi me lo fa ammazzare queste cose, scusate. Allora, se non sbaglio, qui dentro c'era la frusta. Ricordo male. Buongiorno. Che diavolo. Ah, c'è uno di questi cosi. Non soffrivano la piromanzia queste schifi. Brucia. Infatti. E poi qui ci facevano gli esperimenti su Super Godric, quindi questo è grosso. Fratello. No, non voglio cadere di sotto. Ok. Che poi qui sotto c'hanno pure i granchi. I granchi sus, i nemici più forti del The Ring. No, scherzo, si sa che i nemici più forti del ring sono quelle dannatissime aragoste. E nel DLC vedremo delle creature ancora più brutte, quindi capirai. Allora, qui infatti mi ricordo che c'era il saltino sus. Uno, un saltino sus. E due saltini sus. Girasole. Mi sa che mi sono perso la frusta. Io mi ricordo che la frusta era da queste parti. Mi sa che era quella la frusta. Ah no, ammazza, vedi che mi ricordavo ci fosse la frusta. Ah, ma non era quell'oggetto lassù? Adesso direi di andare a uccidere il nostro tributo al trono di spade. Queste qui droppano qualcosa? No. Che sono solo arrabbiate. Allora, qui non mi ricordo se c'era un oggetto nascosto o c'era solo il granchio sus. Mannaggia. Allora, cioè si può fare se ho magari l'anello, quello che mi aumenta la gittata dell'arco? Whee! Non è stata una grande idea, lo sapete? Ok ragazzi, direi di andare all'attacco. Baffetto. Dai, vediamo quanto danno facciamo a questa creatura con un attacco, un salto incredibile. Capisco. Vabbè, può bastare, dai. Vabbè dai, lo uccidiamo così, Non esiste. Che cavolo. Era pure un'arma interessante questa, però non credo la useremo mai con Sus. Va bene, allora andiamo un attimo a salutare Irina, prima della sua purtroppo triste fine. Ah, aspetta un po', mi sa che ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Dopo aver parlato con Edgar, sarei dovuto tornare da lei o lei moriva indipendentemente? E mi sono perso un dialogo, Ora lui ce l'avrà morto con noi. Brenda, how could this be? My daughter deserves a life. I chose duty over and foul wretches responsible. I'll hunt them down and Infatti lui in futuro ci invaderà in maniera molto non godosa, oserei dire. Andiamo a sconfiggere il tizio qua, l'avatar sus dell'albero. Qui c'era questa creatura orribile che ucciderei tanto per disprezzo. Uccidiamolo perché sta antipatico. Ecco, questa mi sa che era la chiesa che diceva un dialogo molto sus che citava Mesmer, forse. E il tuo figlio indesiderato era questa. Mi sa questa è una citazione a Mesmer, però non è detto che sia proprio una citazione a Mesmer. Era questa e poi c'era pure l'altra che era, mi pare, la catacomba dell'impalatore. Come sulle vette dei giganti sono tutti morti impalati, quindi forse Mesmer ha fatto cose. Parliamo con Meria. Sì, 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 dimmi tutto. L'anello ancestrale. Allora, direi di concludere l'episodio uccidendo l'avatar dell'albero sus qui. Allora, voglio vedere quanto danno gli fa una piromanza fortissima, incredibile, pazzesca, assurda, vai! Ok, è il momento di giocare.
Boh! Diciamo che ho scelto il momento peggiore proprio. Ma va bene così. Ok, la rotolata non arriva. Diciamo che ha delle tempistiche di bonk che sono incredibili. Ok. Ragazzo mio, non credo che riuscirai a colpire con quelle tue sferette magiche, sus. Ma volevo fare un attacco in... Ok. Vai, bonk. Già. Questa cosa, ragazzi miei, che brutta cosa. Mi sono spaventato per il pezzo di vaso. E adesso lo uccideremo in maniera gloriosa. Perfetto. Molto bene. Molto bene. Vabbè, facciamo tempra, dai. Ragazzi, io direi che per questo episodio simpatico e godoso di Elden Ring può finire qua. Che godo sia con voi e beccatevi la benedizione del godo.